Il 2 dicembre 2010, a pochi giorni dalle festività natalizie e dall'avvento del nuovo anno che tutti aspettiamo sempre speranzosi che possa essere migliore del precedente e ricco di novità positive, sull'isola d'Ischia e precisamente nel comune di Casamicciola Terme si consumava la tragedia della famiglia Monti De Donato, a cui lo Stato con violenza e disumanità ha abbattuto l'unica casa di necessità che con inenarrabili sacrifici e privazioni di vita si erano costruiti indebitandosi nei limiti delle loro modestissime possibilità economiche. Casa che Paoletto e Tina erano stati costretti a costruirsi abusivamente dallo Stato inadempiente, che non solo non ha mai garantito a questa famiglia come a tantissime altre il diritto costituzionale alla casa, ma non gli ha dato neppure la possibilità di potersela costruire nella legalità. Che vergogna! Per le dimensioni ridotte e per l'estrema modestia dell'abitazione, il vescovo d'Ischia, padre Filippo Strofaldi, che si recò di persona in via Arenale, scambiando qualche fugace battuta con Domenico Savio, si disse addolorato perché a pagare come sempre sono i più deboli. Ho potuto constatare la semplicità di questa famiglia, di questa casa. Ma non solo, proprio si stringe il cuore a pensare che in fondo sono poche stanzette fatte così. Umili. E poi in modo particolare verso queste persone bisogna infierire, qua si tratta proprio di infierire. Questo non è giustizia, è giustizialismo. Poi cominciare da diritto alla casa è fondamentale, ma che scherziamo. Ebbene, a distanza di oltre 3 mesi da quella inaudita tragedia, che ha distrutto e segnato per sempre l'umile famiglia lavoratrice Monti De Donato, gettando nello sconforto e nella disperazione Paoletto, Tina e i loro 2 piccolissimi bambini, papà Paoletto mi ha telefonato e singhiozzando disperato mi ha letteralmente pregato di andarlo a trovare presso la casa della suocera dove attualmente risiede con la famiglia. Il dovere morale mi ha spinto a correre in via Mortito, dove attualmente Paoletto, Tina e i bambini vivano arrangiati e addossati gli uni agli altri coi nonni e una zia in una umilissima casa popolare. Con rabbia non appena siamo giunti sul posto abbiamo constatato che lo Stato, nel mentre trova con estrema facilità soldi a volontà per abbattere le casette dei poveri cristi e distruggere irrimediabilmente interi nuclei familiari, qui come altrove non trova i fondi necessari per dare dignità e sicurezza alle famiglie lavoratrici che vivono all'interno delle case popolari, che versano in una condizione di degrado e di fatiscenza, a dir poco vergognosa. Siamo all'ingresso della casa della suocera di Paoletto. Vedete, un corridoio strettissimo, 2 stanze da letto e un saloncino. Una situazione vergognosa. 7 di loro che abitano in una casa popolare qui a Casamicciola Terme. Paoletto, che è costretto a dormire da solo su un piccolo e scomodo divano, ci ha mostrato la piccolissima camera da letto dove ci entra solo il letto matrimoniale, su cui dormono la moglie e i figli. All'improvviso l'abbiamo visto rannicchiarsi per terra e cacciare da sotto il letto alcuni dei suoi effetti personali, che diversamente non saprebbe dove sistemare, visto la totale mancanza di spazio e la ridotta dimensione della casa che non è assolutamente adatta ad ospitare 7 persone. Come l'avevo io la mia casa, così voglio un'abitazione da chi me l'ha buttata, dal comune, dal governo, non mi interessa che chi è stato a farmela buttare, però io voglio un'abitazione moderata, perché non posso stare qui con mia suocera a vita, perché siamo stretti, io non posso vivere così, i bambini non sanno cosa fare, non sanno dove andare a giocare, cioè io voglio un'abitazione, me l'hanno buttata per terra, quindi adesso voglio una cosa mia, un'altra volta una casa che posso stare io con la mia famiglia, io lavoro solo io. Mia moglie non lavora, i bambini stanno tristi tutti i giorni, piangono perché vogliono la loro casa, io non so come devo fare. Da quel giorno che ci hanno abbattuto la casa noi viviamo malissimo, c'è una cosa che secondo me non si dimenticherà mai, perché è un trauma, cioè ancora oggi me lo porto, sono passati 3 mesi e come me lo porto io lo portano anche i bambini.
perché ogni giorno che passa, non avendo un'abitazione, non avendo ancora oggi niente, cioè noi lo viviamo come il primo giorno, perché stiamo ancora oggi sbandati, senza una casa, senza nessuno che ci tutela, perché comunque la prima cosa ci vorrebbe qualcuno che ci tutela e non c'è. Cioè sia da parte del comune, del governo, ci hanno tolto una casa che era tutto per noi, adesso non abbiamo niente e nessuno se ne frega, perché loro non sanno quello che si prova, che noi proviamo in questo momento, perché noi adesso è un dolore ancora forte, è come una persona cara che ci hanno tolta, cioè non abbiamo più niente e nessuno ci capisce, nessuno ci aiuta. È importante questa intervista per farci capire quali traumi, quali drammi lo Stato sta riservando alle famiglie a cui si sta abbattendo la casa. Dopo 3 mesi dall'abbattimento, qual è lo stato d'animo dei vostri bambini? Io tengo la bambina di 7 anni, che lei adesso sta avendo problemi, che non mangia più. Ci sto comprando lo sciroppo del Betotal proprio per farla mangiare. Lei dice no mamma, non ne voglio, mi fa male la pancia. C'è tutta una scusa, perché lei secondo me dentro, non lo so, secondo me ha qualcosa che non riesce nemmeno ad esprimere la bambina, è un dolore che anche lei prova con noi, perché comunque sta insieme a noi, piangono di continuo, cioè stanno nervosi, è una cosa che non si può dire, perché si deve stare dentro per capire tante cose. Nel mentre mamma Tina ci rilasciava le sue dichiarazioni in merito al dramma che vivono ormai da mesi, in cucina il piccolo Luca è scoppiato a piangere perché non vedeva più in giro la mamma. E Luca, diciamo anche lui, prima ha comportamenti diversi, prima anche se uscivo non è che il bambino non diceva niente, adesso non posso nemmeno uscire fuori la porta che piange, non mi posso allontanare, sta sempre con me proprio come... perché è un dolore che anche lui, io penso, che ha dentro. Un dramma? Sì, è un comportamento che non ha mai avuto. E adesso vedo la differenza anche con la bambina, lui. Cioè siamo cambiati, ci hanno fatto cambiare, come sono cambiate anche io, diciamo. Perché c'è una cosa, ti ripeto, che è un dolore forte che noi abbiamo dentro. Perché non abbiamo trovato ancora una sistemazione. Forse se avevamo subito un'altra sistemazione, qualcosa, la prendevamo diversa. Invece noi non abbiamo niente e stiamo così e nessuno ci aiuta. Pensate che Paoletto e Tina sono stati costretti ad ammassare in un piccolo sgabuzzino i pochi averi che sono riusciti a tirare fuori dalla casa, abbattutagli, giocattoli dei bambini compreso. E tutta la mia roba che avevo a casa sta tutto qui dentro, in questo stanzino scandinato che aveva mamma. Qua dentro stanno pure i giocattoli dei bambini che io ho ricoperto, è una cesta, e ce ne sta pure un'altra qui sotto. Questa è tutta per i bambini, tutto qua. E questa è tutta la roba che, questo è quello che avevo nel salone, questa è la TV della cucina, che avevo in cucina. Il detersivo che avevo nei mobili, la biancheria, sta tutto qua dentro, negli scatoloni, perché non ho modo di metterli da nessuna parte. Ma come può infierire sulla povera gente e abbattergli la casa senza neppure dargli una dignitosa alternativa abitativa? Uno stato di una società che si definisce civile, che per le sue inadempienze ha costretto la povera gente a costruirsi un tetto abusivamente, non dandogli la possibilità di farlo nella legalità, costringendo migliaia e migliaia di cittadini alla sudditanza politica verso gli amministratori comunali di turno, che sull'abusivismo hanno costruito le proprie fortune elettorali e di potere sguazzando a loro agio e con la complicità di tutte le istituzioni del bel paese nel più becero clientelismo e favoritismo politico ed elettorale, che da queste famiglie ha incassato volentieri e già speso i soldi del terzo condono e che su queste case ha sempre preteso il pagamento dell'ICI e delle utenze. Come può uno Stato che si definisce democratico distruggere per
persone semplici, oneste e laboriose come Paoletto e Tina? Con quale coraggio gli uomini delle istituzioni di questo Stato si portano sulla coscienza il dramma che stanno vivendo i bimbi in tenerissima età di questa giovane e umile coppia? Ma così come ha coraggiosamente affermato Domenico Savio nell'ultima assemblea popolare contro gli abbattimenti, e vaglielo a far capire ai burocrati di questo Stato disumano con quanti inenarrabili sacrifici e privazioni di vita questa povera gente si è tirata su quattro mura. E il procuratore dichiara in un articolo, dice poi anche con delle conseguenze di evasione, cioè dice tu devi costruire una casa di 100 metri quadrati, hai speso semmai 150.000 euro, sei un ricco, e come ti sei rifatti i 150.000 euro? Evadendo le tasse. Allora sei un evasore e sei un distruttore dell'ambiente. E vagli a far capire, no, a questi personaggi delle nostre istituzioni che qui sull'isola d'Ischia, e non solo qui, la stragrande maggioranza della gente, la casetta dei 100 metri quadrati, se l'è costruita in proprio, in economia, a baratto di manodopera. Io vengo da te domani e dopodomani tu vieni da me, no? Tra colleghi, con sacrifici, con prestiti, mutui, privazioni di ogni genere. Ma chi glielo fa capire a questi personaggi che stanno dietro quella scrivania? È vero, con un grosso stipendio annuale, chi glielo fa capire? Non c'è possibilità, ecco, questo discorso di farglielo, ma anche perché poi i grandi mezzi di informazione seguono loro, non seguono la povera gente, perché la povera gente, cari cittadini, nella società, nella storia, nei secoli, non ha mai contata, è stata sempre repressa, massacrata nel suo pensiero, nella sua cultura, nei suoi bisogni. Perché? Perché abbiamo un potere dominante, un potere economico, che si chiama il potere economico capitalistico, dove comandano i capitali, non il bisogno di lavoro della gente, voglio dire. Un potere politico, è vero, che difende i grandi interessi, chi sta già bene e non chi tira avanti alla giornata. E che dire di quei politici che pur di estorcere voti agli elettori già un anno fa hanno promesso l'immediata soluzione del problema? Ricordate la Mara Carfagna, ministro della Repubblica dell'attuale governo Berlusconi, e al seguito della quale hanno fatto letteralmente da zerbino alcuni improvvisati capi popolo che guidano certi comitati antiruspe della terraferma? Promise in campagna elettorale che se avessero vinto le elezioni con Caldoro in campagna non sarebbe andato più giù un solo pilastro. Abbiate fiducia in noi, l'unica speranza è quella di arrivare al governo regionale, poi il governo regionale si assumerà la responsabilità di non demolire un pilastro soltanto di questi edifici. Altro che pilastri, da allora sono andate giù le case dei poveri cristi, tra l'indifferenza e l'insensibilità della bella ministra, che ha vergognosamente sedotto e abbandonato, strumentalizzando un dramma sociale senza precedenti e illudendo spudoratamente migliaia e migliaia di elettori campani sul cui capo pende la mannaia della demolizione. Da allora sino ad oggi, oltre ad aver reso cumuli di macerie, umili case, sono state distrutte intere famiglie la cui tragedia dovrà per sempre pesare come un macigno sulle coscienze di tutta la classe politica italiana di centro, di centrodestra e di centrosinistra, ma in modo particolare su quelle di coloro che in campagna elettorale hanno promesso la soluzione del problema, come Mara Carfagna e Silvio Berlusconi, per citare solo i più illustri, e i loro lacchè locali, provinciali e regionali, personaggi che comunque sono ancora in tempo per fermare le ruspe di Stato e la distruzione di migliaia di famiglie campane. C'è solo bisogno della volontà politica di promulgare un provvedimento legislativo che al momento a nessuno interessa approvare. Che vergogna! Continueremo a denunciare con forza il dramma e la tragedia che questi cittadini semplici, umili e onesti stanno vivendo, e lo faremo fino a quando Paoletto e gli altri
avranno restituito dallo Stato il loro sacrosanto diritto costituzionale ad avere una casa dignitosa.